Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo di una finezza unica. Veramente, guardate che spettacolo! È un'unione del trafolato e del rilievo. Quindi abbiamo questo bellissimo effetto 3D molto fine, molto curato, non esagerato e con dei forellini. Da entrambi i lati si presenta in modo molto bello. Vedete che dall'esterno abbiamo un rovescio molto decorativo e da parte diritta abbiamo questi bellissimi il bellissimo rilievo. È un motivo facilissimo da realizzare e anche facilmente adattabile per i diversi progetti, tra cui anche progetti unisex. Ad esempio, se dovete fare un maglioncino maschile, questo è un motivo veramente molto adatto. È facilmente anche adattabile con per una sciarpa, per un cardigan, per i cappellini. Diciamo, c'è una varietà delle scelte per i progetti per i quali lo potete andare a applicare veramente molto ampia, proprio perché vi permette di creare questo bellissimo effetto e soprattutto facilissimo da fare. Nostro motivo è un multiplo di due maglie e di due peri, quindi facilissimo veramente da realizzare. Per il nostro campioncino noi andiamo a avviare 20 maglie con avvio alla nordica. Ecco che abbiamo avviato le nostre maglie. Partiamo con il nostro primo ferro e andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. Ecco che abbiamo fatto il nostro primo ferro. Partiamo con il nostro secondo ferro del motivo. La maglia di vivaio noi la spostiamo e ora andiamo a lavorare con le coppie da due maglie. Le maglie noi le andiamo a lavorare a diritto semplice, però prima facciamo un gettato. Lavoriamo una maglia e la seconda maglia a diritto semplice. Ora con il ferro di sinistra andiamo a agganciare il nostro gettato, lo usiamo per andare a cavalcare le due maglie appena lavorate e così dobbiamo andare a procedere per tutto il ferro. Dobbiamo praticamente andare a fare un gettato. Dopodiché a lavorare le due maglie che sono la nostra coppia, il nostro motivo, a diritto sempre. Dopo dobbiamo andare a cavalcare queste due maglie appena lavorate a diritto con il nostro gettato e così noi creiamo sia il forellino che il rilievo. Gettato, due maglie lavorate a diritto. Due maglie lavorate a diritto le accavalchiamo con il gettato realizzato prima. Ed ecco che sta già prendendo la forma. Che meraviglia! E come vedete è veramente facilissimo da fare. Ed ecco qui, una volta che abbiamo fatto anche il secondo ferro, ed ecco che abbiamo il nostro motivo, il nostro primo motivo, il primo blocco. Ora non dobbiamo fare altro che andare, continuare così, mantenendo alternanza di questi due ferri per tutta la lunghezza, larghezza e lunghezza del nostro progetto. Quindi il nostro ferro di andata, il terzo ferro, sarà uguale al ferro numero 1 in cui tutte le maglie le abbiamo lavorate a diritto.
Ora il nostro ferro numero 4 lo dobbiamo andare a lavorare nello stesso identico modo come abbiamo lavorato il ferro numero 2. E così noi dobbiamo andare a procedere mantenendo questa alternanza per tutto il nostro progetto. Ed ecco qui, così si presenta il nostro motivo dopo che abbiamo portato avanti per alcuni centimetri appunto i nostri due ferri di lavorazione. Guardate che meraviglia, davvero molto fine e molto bello. E con qualsiasi filato si presenta bene, sia con quello più sottile, più spesso, con colore più chiaro oppure più scuro. Davvero un motivo di cui ci siamo proprio innamorati. Speriamo che sia piaciuto anche a voi, che siamo riusciti a spiegare tutti i passaggi in modo chiaro. Se ci sono domande, ovviamente poneteli qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissimi altri novità in arrivo. In più vi aspettiamo anche su Facebook. Grazie a tutti per aver seguito questo tutorial insieme con noi. Al prossimo video tutorial. Ciao a tutti!